Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Grande semifinale che vede affrontarsi il Barcellona e l'Atletico Pigna. Questo frangente in avanti il Barcellona. Ma bella la presa dell'estremo difensore Atletico Pigna che rimette subito la palla in campo. Adesso in avanti ragazzi in maglia arancione. Va bene? Sì, sì. È fondo, ma c'è stato un contrasto di gioco abbastanza duro che ha visto protagonista l'attaccante dell'Atletico Pigna. Vediamo che zoppica vistosamente. Niente di serio per fortuna, si può riprendere. Palla in possesso della difesa del Barcellona. Centrocampista che adesso prova a dribblare, ma De Luca fa buona guardia. Adesso bella la manovra dell'Atletico Pigna in contropiede. De Luca prova il destro. Palla che viene rimessa in gioco dall'estremo difensore dell'Atletico Pigna. Difensore centrale di questi ultimi per De Luca di prima. Ancora scambio bello l'1-2 di De Luca e compagni, che però non si concretizza a causa di un passaggio leggermente lungo. Sarà a fondo, già battuto. Barcellona in avanti, attenzione. Fondo, palla che schizza via sul fondo. Liberatore, palla al piede. Palla lunga, termina tra le braccia dell'estremo difensore, sicura la presa. Ancora Barcellona in avanti, tre quarti campo, rimessa laterale, attenta la retroguardia dell'Atletico Pigna. Si incaricherà della battuta il difensore centrale. Partita molto maschia, c'è da aspettarselo per una semifinale di un torneo così importante come l'H24. Si sono disputate partite ogni 20 minuti consecutivamente dalle ore 21 e 22 esatte. Non si sono mai fermati né i giocatori né lo staff. Intanto sostituzione per il Barcellona. Non cambia nulla tatticamente perché esce un attaccante, entra un attaccante. Sbagliano i passaggi, i giocatori in campo sentono evidentemente la tensione della semifinale agguantata. E neo entrato sbaglia la conclusione vincente dal limite sinistro dell'area di rigore. Quindi è fondo, palla direttamente nella tre quarti campo avversaria. Bello l'aggancio dell'attaccante dell'Atletico Pigna che si destreggia ai limiti della rimessa. E infatti sarà fallo laterale. De Luca si incarica della battuta. Palla corta, stoppa il compagno attaccante. Se non è entrato, conquista un buon fallo, fa respirare la squadra, ma batte subito. E qui occasione, miracolo del portiere dell'Atletico Pigna che evita il gol a Brandi. Bomber di razza del Barcellona. Buona la prestazione dell'attaccante blaugrana. Adesso l'Atletico Pigna in avanti, l'Atletico Pigna. Ottimo il recupero del difensore centrale del Barcellona che scarica poi in avanti e trova fortunatamente un compagno che accelera percussione per vie laterali. E la palla termina in fallo laterale, rimessa blaugrana. Palla che verrà messa in gioco in questo istante a cercare il compagno di reparto dal lato opposto. Bello il cambio di fascia.
pensa al tiro il numero 6, poi ci riflette, scarica dietro. Difensore che prova a sorprendere il portiere, a cercare Brandi. Palla che rimane lì e poi esce. Sarà a fondo. Fondo. Barcellona in fase di manovra. Fase ancora di studio forse delle due squadre. Ricordiamo che il tempo corre, ci sono solo 20 minuti. Ne restano 10, grosso modo. Ancora 0-0. Partita contratta. Ancora Barcellona in fase di possesso. Scarico centrale. Ne è entrato. Prova il tiro e lo effettua. Ribatte liberatore. Adesso De Luca lancia il proprio compagno attaccante. De Luca si fa saltare. Bello il fraseggio, attenzione Brandi. Brandi colpisce il palo esterno. Vediamo se vai a leggere il calcio, che recita gol mangiato, gol subito. E fa ottima guardia il difensore del Barcellona, che scarica bene contro a favore del compagno, che non fa altrettanto. Bravo André. Adesso lo stesso difensore conquista un buon fallo per permettere ai suoi di riposare dopo una lunga serata di calcio, molto bella ma senza dubbio estenuante. Ancora il Barcellona che parte dalla difesa, palla al piede, palla a raso terra, e Brandi sbaglia l'appoggio verso il numero 6. Barcellona. E qui Tyson, l'arbitro fa gioco. Bella l'uscita del portiere, un po' rischiosa sui piedi dell'attaccante dell'Atletico Pigna. Maglia bianconera con sopra la casacca arancione. Fondo, l'arbitro autorizza la battuta. Intanto è rientrato il numero 11. Barcellona dunque a trazione anteriore. Prova ad andare in vantaggio, adesso conquista palla l'attaccante, che però viene ben chiuso dall'intervento dell'avversario. Fa ottima guardia in questo frangente De Luca. Palla in mezzo, il numero 6 prova il tiro, perde un attimo l'intervento. Permette così la chiusura ai difensori dell'Atletico Pigna. Atletico Pigna invece a trazione posteriore. Adesso bello il fraseggio, tocchi di prima, però si fa recuperare l'attaccante dell'Atletico Pigna. Attenzione, bisogna liberare questa palla. Fase confusa, molti rimpalli. Adesso va il difensore centrale, allarga bene per il compagno attaccante. Prova una magia, una sorta di pallonetto che termina però abbondantemente oltre la traversa della porta difesa dall'estremo difensore blaugrana. Blaugrana che ora sono in possesso palla, fase di possesso. Avanzano per vie laterali. Diamo un finta contro finta e poi chiede un po' troppo. Attenzione, il tiro improvviso. Davvero lesto il difensore, che non ci ha pensato due volte a calciare verso la porta difesa dal portiere in maglia rossa. Ancora 0-0. Ehi, fallo di mano. Questa è un'ottima punizione da circa 20 metri. L'Atletico Pigna può far male. Sul cronometro, grosso modo 14 minuti e 36 secondi. Liberatore sulla battuta. Liberatore il destro! Micidiale! Palla che finisce di un non nulla alla sinistra del portiere del Barcellona. Brivido per la difesa di questi ultimi, che ora provano a reagire col numero 6. Ottima l'apertura verso il compagno alla sinistra, però intercetta il portiere. E non ci pensa qui il difensore, anzi De Luca, scusate, a tirarci
verso la porta, tentativo però fuori misura. Ora anche il difensore si gioca a lunghi lanci dagli ultimi due minuti. Squadre ancora contratte, è evidente la tensione in campo, ma d'altronde la posta in palio è davvero alta, ovvero l'accesso alla finale di questa edizione natalizia del torneo H24 per la prima volta 16 squadre. Intanto vediamo Barcellona in attacco, si riposiziona però velocissimamente la difesa dell'Atletico Pigna, che qui col liberatore calcia, cambia lato, lascia rimbalzare, un po' di difficoltà in controllo, bello il sombrello dell'attaccante dell'Atletico Pigna che chiede un po' troppo però la sua prestazione, quindi si fa recuperare palla. Adesso l'attaccante del Barcellona scarica in mezzo, liberatore non vuole sapere nulla, dice ai suoi Max, dice ai suoi di ragionare, di giocare bene, di spazzare per allontanare il pericolo. Sarà corner per il Barcellona. Bella la palla di il cross, e ancora una volta Sergio, e ancora una volta spazza la difesa dell'Atletico Pigna, che non ne vuole sapere di prendere gol. Davvero molto attenti quei due là dietro, non sono facilmente superabili. Ancora il Barcellona che fa la partita e finisce dunque 0-0. Calci di rigore tra Barcellona e Atletico Pigna. Primo liberatore e va a segno, piatto potente, terra aria che si stampa vicino all'incrocio. Adesso Brandi si concentra, va col sinistro e c'era arrivato il portiere dell'Atletico Pigna, ma la conclusione era troppo potente. 1-1 qui è Campetti Kennedy, lato K. Adesso ancora l'Atletico Pigna, va col destro e portiere immobile, piatto secco alla sinistra del portiere che non riesce neanche a tuffarsi. Adesso Carpino sul pallone, Carpino col destro, palo! Incredibile! Butta troppo il corpo a sinistra, apre troppo la traiettoria. Questo errore potrebbe pesare. Ragazzi, grazie per aver fatto il gol, non ce la perdi. Adesso grossa responsabilità nelle mani dell'attaccante Atletico Pigna, che va col destro! Cognome? Centrale! Pisano sotto la traversa! Destro potente! Adesso Pagano! Un suo errore permetterebbe l'accesso alla finale Atletico Pigna. Vediamo come va. Destro! Va a segno! Ci arriva, mette la mano il portiere dell'Atletico Pigna, ma ancora una volta il tiro era troppo potente. Adesso De Luca per l'Atletico Pigna. Tutto nelle sue mani, o meglio, nei suoi piedi. La concentrazione in corsa del destro secco! Bellissimo, raso terra! Palla a un lato, portiere all'altro. Adesso Vitaiano, la torre del Barcellona. La torre del Barcellona si concentra, prende la rincorsa. Andrà anche lui col destro e la botta centrale. Non ci arriva per poco il portiere Maia Russa. Adesso tocca cognome all'attaccante dell'Atletico Pigna. Bacca.
Se segna vince. Vacca. Tutto nei suoi piedi. Rigore decisivo. Giusto per mettere un po' di tensione. Attaccante al destro. Gol! Incredibile! Incredibile, non voleva calciare! È suo il gol che conferisce la finale all'Atletico Pigna! L'esultanza dei compagni! Incredibile! Quasi alle lacrime il giovane attaccante dell'Atletico! Com'è il sapore di questo gol? Vediamo l'esultanza di questi ragazzi che si giocheranno tutto in finale! Siamo! 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 Siamo!